Aggiungo solo una cosa a quello che ha detto Luca, che è la seguente: nel PC e nei partiti che hanno governato questo territorio per anni si è parlato di autonomia della politica, si è conflitto anche molto, il tema era soprattutto fra i poteri della città, del territorio e i partiti che stavano in questo territorio. Nell'epoca di oggi c'è un aspetto in più di cui dobbiamo tenere conto, che è l'autonomia della politica di un territorio da quello che succede a livello internazionale e finanziario. Se voi guardate tutta l'economia industriale del D'Appennino e vedete la chiusura delle tante fabbriche che in questi anni hanno bruciato posti di lavoro, vedete dei fondi di investimento stranieri che sono arrivati, si sono comprati delle aziende del nostro territorio ormai più di 10 anni fa e poi le hanno vendute e le hanno fatte chiudere. Noi dobbiamo riuscire, per questo la politica è importante, le istituzioni sono importanti perché danno forza ai territori. Noi dobbiamo fare in modo che il nostro partito sia forte e cresca, perché dobbiamo avere l'autonomia delle istituzioni e della politica dalla finanza e da quei mondi dell'economia che non sono radicati nel nostro territorio. Guardate che su tantissime cose che riguardano il mondo del lavoro dei giovani e della parte produttiva dell'economia, tanto passa da qui. Se noi vendiamo alcune aziende a fondi di investimento stranieri, non sappiamo chi c'è dietro quei fondi di investimento e non ci sono leggi che ci tutelano, è la forza nostra di riuscire a creare una buona economia che fa investimenti. Pensiamo a quello che è successo con FICO, Fabbrica Italiana Contadina, questa cosa che inaugureremo a novembre, che creerà almeno 1300 posti di lavoro, un parco tematico sul cibo, più di 200 milioni di euro di investimenti per crearlo. La maggior parte delle risorse che sono state raccolte dal nostro territorio. Questo è un aspetto positivo, perché vuol dire che gli imprenditori, gli industriali, gli investitori che hanno fatto questa scelta, noi sappiamo dove stanno di casa, dove hanno l'ufficio. Se invece noi abbiamo delle imprese che investono, che stanno in Australia, che stanno negli Stati Uniti, che stanno in Cina, perdiamo completamente il controllo. Allora dobbiamo avere più concorrenza, dobbiamo avere un'economia più aperta, però dobbiamo avere anche una politica che sia più forte, più in grado di programmare politiche industriali di attrattività del territorio. E vorrei che il mio partito parlasse di questo, perché parlare di questo significa promuovere buona economia e anche posti di lavoro. Okay. Grazie a tutti, grazie agli ospiti, grazie a voi per la pazienza e buon ballo.